super spot. Carlo Ancelotti, Ancelotti che però è l'allenatore che ha fatto meglio di tutti da quando c'è la Champions League, 5 volte in semifinale, nessuno come lui, 4 semifinali col Milan, nelle ultime 5 edizioni una con la Juve, potevano essere 5 se non ci fosse stata la sciagurata notte della Corugna. Ancelotti a rappresentare il calcio italiano. Primo pallone giocato dal Milan con il tacco Ambrosini, un ripallo, Fletcher ferma Ambrosini, palla in verticale, attenzione Rooney in area, Rooney, il tiro, Nesta strepitoso, super Nesta. E beh, qui Nesta ha fatto una cosa fantastica. Traforo dalla bandiera Giggs, parte Giggs, a vuoto dita, c'è un rimpallo, porta vuota, rete, vantaggio del Manchester. E qui c'è un calcio d'angolo che ancora una volta mette in crisi la difesa del Milan, Dida è rimasta a metà strada e poi non sono riusciti a rinviare, la palla è stata spinta in porta con qualche spintone sul giocatore del Milan in mezzo, sulla linea di porta, però davvero l'uscita di Dida non era precisa, è rimasta a metà strada. Rivediamo. Qui rivediamo e la palla, vedi, rimane lì. Vai nel solo posizione, bravo, si distende il Manchester. In tackle Gattuso, dritto Ronaldo, grandi falcate verso la tre quarti avversaria, punta Oddo, Ronaldo, Ronaldo zona tiro, conclusione che termina sul fondo. Applausi per il portoghese. E sì, andare a perdere la palla centralmente consente al Manchester. La difficoltà a contrastarlo. Attenzione a Ronaldo che prova a partire. Ambrosini. Il pallone morbido nel mezzo, il colpo di testa. Troppo. Kakà, Gilardino sul filo del fuorigioco, Kakà prova il tiro, aveva visto fuori dei pali Van der Sar, ma una conclusione che non tiene, nessuno va a prendere Nesta, il cross in area, al volo il tiro di Carrick, Dida! Grande Manchester davvero. Sì, qui adesso Giga è stato molto bravo perché... Qui nella sua posizione Jankulowski, dentro per Kakà che accelera, Kakà in area di rigore, palla sul sinistro, rete, rete, rete! Kakà, il timbro del fuoriclasse, 1-1. E qui ha fatto uno scatto senza palla e Seedorf lo ha visto, lo ha servito con i tempi giustissimi e Jankulowski si stava inserendo a sinistra, quindi la difesa del Manchester United doveva preoccuparsi anche di lui, si è allargata, Seedorf, Kakà si è inserito alla perfezione e poi di sinistra ha preso sul tempo il portiere. Molto molto bravo, infatti qui sembra un errore di... Si coordina per il cross Fletcher, palla in area, Giggs colpisce benissimo. Palla di poco alta sopra la traversa. Grandi non applausi sul capitano gallese del Man United. Semplicemente fantastico di Ronaldo. Ancora Ronaldo, fallo di Gattuso, calcio di punizione. Bravo Rino, applaudo anche. C'è Ambrosini, palla sul sinistro. Ronaldo prova il tiro, gran botta, Dida! È stato bravo. Migliorato tantissimo anche con il sinistro Cristiano Ronaldo. Vede come ha calciato, fortissimo, tesa la palla. Forse Dida non l'ha vista. Vediamo il replay, ma c'è Kakà in azione. Vado a mo' di radio cronaca, Kakà in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Kakà davanti al portiere, Kakà, rete, 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 Kakà. Grandissimo, ha fatto scontrare i due difensori del Manchester e poi con grande freddezza la messa a sinistra di Van der Sar, raso terra, non ci poteva arrivare, qui sono stati un po' polli i difensori centrali del Manchester, ma davvero fantastico Kakà in questo caso, bravissimo. Ronaldo contro Kakà, il massimo del calcio mondiale, sta vincendo Kakà. È stato bravo sul primo colpo di testa e poi c'è questo scontro dei difensori del Manchester, davvero poi qua freddo, freddissimo, davvero bravo. Parte Kakà, zona tiro Kakà, parte il tiro, Van der Sar in angolo. E ti posso dire che qui Van der Sar è stato molto bravo perché la palla è battuta a un metro da lui, non era... Batte Pirlo, palla verso Nesta di testa, alto sopra la traversa, Milan ancora pericoloso. Beh, adesso inserimento centrale di Gattuso, il tackle di Evra, fallo su Gattuso, calcio di punizione per il Milan e questa potrebbe essere una grande opportunità per Pirlo. E ti dirò che si è fatto anche male Gattuso perché gli ha dato una bella 4 in barriera, Seedorf fa fare da schermo, parte Pirlo, la palla si abbassa ma non a sufficienza, attacca il Manchester, non c'è tempo, finisce un primo tempo bellissimo, carico di emozioni, carico di tensioni. Kakà, un mostro, 2-1 per il Milan, super spot. Nesta è rientrato, lui ha giocato in maniera perfetta da centrale, quindi davvero si mette su Brown, parte Giggs, palla tesa, al volo Carrick, si è divorato un gol fatto ma inspiegabilmente da solo. Intanto c'è Ancelotti che sta polemizzando, penso con dagli applausi, ma i primi fischi sono stati aberranti, non sono da calcio inglese, non sono dal Trafford. Accelera Ronaldo, Oddo è sempre lì e anche Brocchi, doppio passo di Ronaldo dal fondo, grande lavoro difensivo di Oddo, c'è addirittura
prende nel controtempo Scholes, pallone morbido per Kakà, attenzione che porta ancora Kakà, Kakà in aria e il tiro si è allargato troppo. Fino centralmente c'è anche Jankulos che arriva a Seedorf, parte l'olandese, Heinz in copertura, il cross morbido, Kakà! La palla di pochissimo è spaccata, sono stati sotto bravissimi. Sotto la curva del tifoso del Milan, se la butta dentro si lanciano in campo. Sono stati veramente bravi. Il Milan in fase difensiva, il tocco per Scholes, il cucchiaio in aria, Rooney, Rooney, rete! E il pareggio del Manchester, gran gol di Rooney. E qui ha fatto un grande lavoro Scholes, davvero, ha messo una palla fantastica. Nesta si è buttato in scivolata, l'ha presa o Bonera, non sono riusciti a rinviare. Forse ancora un po' in ritardo l'uscita del portiere, però era davvero difficile. Ha fatto un gran gol a Rooney. Centralmente Rooney, numero, si libera di Nesta, Rooney cerca il pallonetto, secondo palo, in due a vuoto, arriva Fletcher, Dida! Bravissimo Dida, aspettato fino alla fine di Kakà, eccolo Pirlo, parte Kakà a destra, l'apertura, Heinz in ritardo, accelera Kakà, Gilardino al centro, Kakà vuole l'ingresso in area di rigore, contrasta con... c'è Jan Kloski su di lui, Giggs palla sul sinistro, prova una sorta di tiro cross, Dida! Rilassato Giggs, vediamo chi parte, parte invece Giggs! Dida ha avuto un occhio straordinario, accompagnato la barriera. Parte ancora Giggs, il sinistro, Dida! Forse la pallone per Oshì, c'è Jankulovski su di lui, Oshì prova a rientrare sul sinistro, zona tiro, prova il tiro, Dida! Eh sì, adesso c'è bisogno di avere... Barriera, evidentemente Van der Sar vuol vedere partire il pallone, Pirlo e la destra, si allunga Van der Sar. Calciato bene con poca potenza. Sì, si è buttato a rallentare. Stanchissimo Gilardino che lo insegue, palla in verticale per Ronaldo, Oddo in ritardo, va a chiudere Nesta, Ronaldo dal fondo, grande Nesta. E sono caduti tutti e due addosso. Si sono fatti male tutti e due. Eh sì, perché sono arrivati in grande velocità. Intanto la regista inglese si è perso il calcio d'angolo, Rooney dalla distanza. Vince il contrasto, attenzione che parte ancora Kakà, è scoperta la difesa del Manchester, Kakà punta verso l'area avversaria di fronte a Sainz, accelera Kakà, arriva addirittura Cristiano Ronaldo, non ce ne c'è Jankulovski su di lui. Giggs fa filtrare in area, Fletcher, il tiro, ancora Dida. Bravo Dida, non si può perdere la palla lì. Rooney forse fa un piacere al Milan, Ronaldo, doppio passo su Brocchi, zona tiro, Ronaldo, esterno della rete, ha toccato Dida, angolo. Sì, nell'end. Lo attacca Oddo, c'è anche Brocchi, parte Ronaldo, 3-2, li ubriaca. Rone dell'Old Trafford ci ricorda che mancano 3 minuti più recupero. E con intelligenza, attenzione che perde palla, ingenita Brocchi, parte Giggs, c'è anche Rooney, un po' scoperta la difesa del Milan, Giggs dentro per Rooney, attaccato Nesta, il tiro, rete! Rooney ha fatto un gol incredibile e ha calciato sul primo palo con una cattiveria, con una voglia, con una forza davvero da grande campione. Una cosa sul... qui Dida non se l'aspettava il calcio così in corsa di prima. Gini, guarda che Ronaldo lo passa, se si continua a giocare, finisce qui. Esulta il popolo dei Red Devils, il Manchester, al termine di una partita straordinaria, forse la più bella dell'anno in Europa e non solo in Europa, batte 3-2 la Milan, il Milan alla rete. L'inno della Champions League per entrare sempre più per il suo delfino, il cancelliere dello scacchiere Gordon Brown Ferguson, protagonista di una campagna a tappeto del Partito Laborista. Ecco perché a Downing Street sperano che possa farcela il Manchester e concentrarsi soltanto su Kakà, che però l'andata è stato devastante. Parte Cristiano Razione Massimo che tenga benissimo il fondo di San Siro, attenzione che parte Kakà, si muove Inzaghi, accelera Kakà, cerca la percussione, Kakà in area di rigore, Kakà parte il tiro, arriva con un attimo di ritardo Inzaghi, già devastante Kakà che adesso arriga il pubblico. E qui Kakà però ha fatto una cosa... Gattuso, è chiuso il centrocampista, prova a sfondare, Heinz lo attacca, so, ha cercato Kakà, il tocco di Gattuso, attenzione al limite, Seedorf, il tiro, Van der Sar prodezza! E Van der Sar qui ha fatto una parata di istinto, perché l'ha vista sbucare tardi. Saggio, Jankulowski mette in movimento Seedorf, lo attacca Fletcher, resiste l'olandese, pressato da Scholes, ne esce benissimo, Pirlo disturbato da Rooney, Kakà, bella apertura per Otto, che ha spazio per andare alla cross, va subito a chiudere Vidic, si coordina Otto, il cross in aria, al volo Kakà! Centrale para Van der Sar, grande Milan in avvio. E qui solo Maurizio, il Manchester aspetta che il Milan si sbilanci. Attenzione all'inserimento di Seedorf, gira di testa per Kakà, Kakà dal limite, parte il tiro, rete, 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 il Milan in vantaggio, ancora lui, l'extraterrestre, Kakà. E qui è stato Seedorf molto molto bravo, davvero bravissimo.
a servire l'inserimento di Kakà, perché lo ha visto, lo ha guardato e di testa gli ha messo la palla con i conti, con i giri giusti. Guarda Maurizio, qua c'è la palla splendida e vedi Sedorf gliela dà indietro con i giri giusti. Kakà lo attacca ancora la gara contro la Roma, tocco di Ronaldo, di tac, palla sul sinistro, Pirlo prova il tiro, la palla termina non distante dalla porta di Van der Sar. Parte nuovamente da sinistra, in due su di lui, numero su Gattuso che lo stende, calcio di punizione. E qui ha fatto un tunnel a Gattuso completamente. Ma attenzione, il colpo di testa diventa un assist involontario per Giggs, che punta verso l'area avversaria di fronte a Sekalazze. Giggs, parte il tiro, Dida! E qui bravo Dida, perché ha aspettato, non ha voluto capire prima. È stato bravo anche Calazzi a rallentare. Di rigore scema, viene ignorato, ancora Giggs, numero su Pirlo, poi da terra riesce a servire quel... Lo attacca Ronaldo e perde palla. Rooney, Mina deve evitare questi errori, ma rimette subito con un grande intervento Nesta. Poi Gattuso ci mette... Bene il Milan, molto bene, però non si deve, non deve cincischiare nella tre quarti campo, perché... Lo attacca Heinz dal fondo e la cross, Inzaghi non ci arriva, attenzione al limite, Sedorf prova a liberare il destro, Sedorf va in percussione, il tiro, sì. Rete, rete, rete! Sedorf, 2-0! Grande numero, grande palla persa della difesa del Manchester. Pirlo ha fatto un gran cross, respinta di testa dei difensori del Manchester, poi Sedorf ha fatto un numero, ragazzi, ha vinto un rimpallo, però poi ha... A sinistra, Kakà cerca lo spunto in velocità, si allarga a sinistra, lo chiude in due, di tacco sul pallone Giggs, inserimento di Fletcher, grande intervento difensivo di Ambrosini che fa ripetere meglio questa partita in semifinale, perché lo spettacolo è talmente bello. Attenzione a Oddel, cross basso, Inzaghi! Grande girata, palla fuori. Bravo! Ancora Gattuso. In palleggio addirittura, sono tutte e due da questa parte, due esterni. Straordinario Gattuso. Che poi arriva Ambrosini, il pallone per Ronaldo che si inserisce tra le linee. Ronaldo prova il tiro. Ed è un primo tempo perfetto della squadra di Ancelotti. Lancio di Dida, squadra a riposo, ovazione per il Milan. Non sembrava fosse possibile. E sembra che voglia sfruttare. Altro tempo Scholes, ancora un errore di Ronaldo. Se preferite Scholes, attenzione, che parte Kakà. Grandi falcate verso l'area avversaria, di fronte a Savic. Duelli in velocità, Kakà in area, Kakà rientra sul sinistro, Kakà! Porta vuota, attenzione, Inzaghi non ci arriva per un soffio. Qui ha fatto una grande occasione Kakà, davvero. Per Ronaldo, di fronte a Seod, lo punta ancora. Ronaldo, doppio passo, dribbling su Gattuso, intervento falloso, Gattuso si arrabbia, protesta fuori luogo. C'era il fallo su Ronaldo? A me è sembrato di sì, perché quando... Buono per Rooney, al limite Rooney, allarga per Fletcher in area, parte il tiro! La palla sfiora il palo e va sul fondo, palla gol per il Manchester. Eh sì, qui Fletcher, la palla era perfetta. Ad accelerare Giggs, Oddo non molla, la cross del gallese, si oppone Oddo, anche alimenta l'azione offensiva Ronaldo, adesso è in difficoltà la Milan. Ronaldo con l'esterno, palla in aria, Rooney! Non ci arriva, vuole il rigore, tutto regolare per De Blacker. Scatta il contropiede del Milan con Ambrosini, il lancio in verticale per trasformare. Ha corso tantissimo, come documenta questa immagine. A sradicare il pallone senza successo Gilardino, per Rooney va giù, si prosegue per il vantaggio, Ronaldo! Palla fuori. Sa per O'Shea, tanto è tutto per tutto, non potrebbe fare diversamente Ferguson. Fuori un dichiaro, il lancio in verticale per Sedorf. Sulla rimpallo, Ambrosini, attenzione! Campo aperto, parte Gilardino, verso l'area avversaria. Gilardino, Gilardino, Gilardino! Rete, rete, rete! E qui il Manchester ha fatto una cosa che una grande squadra non può fare, non deve fare. Lasciare un campo intero alla squadra avversaria. E per Gilardino è stato facilissimo andare in porta, facilissimo, perché non aveva nessuno davanti, ma poi metterla dentro da lì non è mai facile. Lui è stato freddo, molto bravo. Meno di 10 minuti al 90esimo, Sedorf, pallone per Ambrosini, incrocia Sile, cross di Rooney, al volo la conclusione sporca di Giggs, palla fuori, e poi a muso duro contro Scholes. E beh, qui hanno fatto una cosa da non so come definirla, sinceramente. La zona di Cristiano Ronaldo, lo attacca Sedorf e gli ruba palla. Se la taccia per Ronaldo, la ricorderà a lungo dopo i lampi della gara d'andata. Poi Ronaldo, piomba addosso a Sedorf. Questo è un fallo di frustrazione. Giallo per Ronaldo. Attenzione, Ronaldo, la personalità straripante di questo piccolo, grande centrocampista. Pallone Kakà, Sedorf, numero! E poi parte Kakà. Fallo di Brown, calcio di punizione. Gol in due partite al Manchester. Ha giocato un'altra partita siderale, ha fatto un altro passo. Quello di Cafu si allarga un po', al centro c'è Gilardino, il tiro di Cafu, Van der Sar. E qui Cafu è stato un po' egoista. È finita, è finita! Due anni dopo Istanbul e il Milan può cogliere una straordinaria vendetta ad Atene. Sarà Milan-Liverpool, travolta il Manchester, Milan siderale.
pioggia mentata di